L'azzurro del cielo sono i colori della Val di Sole, che ormai la casa estiva del Napoli, che per la settima stagione ha scelto di preparare la stagione a Di Maro, stadio Briamasco di Trento. Un saluto da Simone Malagutti. Napoli contro Carpi, continua il lavoro per gradi voluto da Maurizio Sarri, niente tournée, niente tiro classico e amichevoli, con difficoltà sempre crescente. Questa volta c'è il Carpi, che l'anno scorso ha sfiorato la risalita in Serie A. Squadra in campo per la terza amichevole, sempre con il 4-3-3 e con questo schieramento voluto da Maurizio Sarri. Torna Reina, esordisce nelle amichevoli precampionato. Maggio, Maximovic, Koulibaly e Goulam in difesa, Allan, Jorginho e Zielinski a centrocampo. Attacco titolarissimo, quello composto da Caglione, Mertens e Insigne. Il nuovo allenatore del Carpi, Antonio Calabro, si basa sempre sul 3-5-2. Formazione Colombi in porta, Poli, Gagliolo e Romagnoli, i tre difensori. Jelenić a destra, poi Pasciuti, Bianco, Della Latta e Anastasio a sinistra sono i centrocampisti. Dovrebbe esserci un'inversione tra Della Latta e Pasciuti, poi eventualmente verificheremo. Comunque sono due mezze ali, Concas e Mbakogu, le due punte, con Concas che agirà un po' dietro rispetto a Jerry Mbakogu. Dunque, dicevamo, continua il lavoro per gradi voluto da Maurizio Sarri. Prima l'amichevole contro il Bassa Anaunia, squadra di promozione, 17-0. Poi contro il Trento, squadra di Serie D, è finita 7-0. Ora il livello sale di due categorie. C'è il Carpi, che appunto ha sfiorato la risalita in Serie A, perdendo solo nella finale playoff contro il Benevento, 0-0 all'andata, 1-0 a Benevento. C'è Reina, evidentemente, ci viene da dire, erano questioni di rinnovo quelle che lo tenevano lontano dalle amichevoli ma non dagli allenamenti. Vedete intanto Marek Hamšík che oggi inizierà in panchina, di solito comunque Sarri fino a questo momento nelle altre due amichevoli ha schierato una formazione in un tempo e una formazione completamente diversa poi nel secondo tempo. Dicevamo di Reina, oggi è arrivato il suo agente Kion e Reina torna in campo. Aveva giocato la sua ultima gara in assoluto il 7 giugno con la nazionale spagnola contro la Colombia, l'ultima con il Napoli, risale ovviamente all'ultima giornata di campionato in casa della Sampdoria il 28 maggio. Quindi torna in panchina Sepe e non è neanche in panchina invece il terzo portiere Rafael. Non ci sono nemmeno Pavoletti, per lui si parla di un avvicinamento a un trasferimento all'Udinese, ufficialmente fuori però per motivi precauzionali. Già detto di Rafael che non è della gara, così come non lo sono nemmeno Zapata e Mario Rui, che si è aggregato da pochi giorni, deve ancora ritornare in condizione dopo il serio infortunio dello scorso anno, la rottura del crociato. Ricordate che oggi c'è la VAR in campo sulla distinta, sono segnalati tre arbitri, D'Amato, Di Bello e Marinelli. Primo tempo per D'Amato, mentre Di Bello sarà il VAR numero uno assieme a Marinelli, VAR numero due, e nel secondo tempo Di Bello arbitro e D'Amato VAR assieme a Marinelli. Sperimentazione voluta ovviamente per dare un po' di allenamento, perché ricordiamo in Italia dalla prima giornata di campionato 2017-2018 si partirà appunto con il VAR. Il programma delle amichevoli del Napoli continuerà poi con Napoli-Chievo tra quattro giorni. Inquadrato intanto Lorenzo Tonelli che parte dalla panchina. Il primo agosto a Monaco di Baviera l'Audi Cup, Napoli-Atletico Madrid. Il 2 agosto Napoli contro il Bayern o il Liverpool, è un quadrangolare. Il 6 agosto Bournemouth contro Napoli, il 10 agosto Napoli-Espanyol. E ricordiamo che Napoli-Chievo, Bournemouth-Napoli e Napoli-Espanyol saranno visibili su Premium Calcio, tutte in pay per view. Qui intanto c'è tanto entusiasmo a Di Maro, i sostenitori del Napoli hanno affollato il ritiro fin dal primo giorno. In Napoli è arrivato il 5 luglio, ritiro super classico, dicevamo, detesta letteralmente le tournée, Sarri vuole una preparazione più tradizionale. E comunque dall'inizio del ritiro la parola scudetto non è più un tabù, ricorre nei discorsi dei tifosi ma anche nelle dichiarazioni dei giocatori.
grande fiducia e al momento non è sicurissimo che la Juventus si sia rafforzata. Ha perso Bonucci, ha fatto anche qualche acquisto importante, sembra ormai sfumato però quello di Schick. Insomma, nella prossima stagione, da verificare il vero valore del Milan, può darsi che basti non essersi indeboliti per puntare allo scudetto. Intanto vediamo un po' di giocatori in panchina. Sarri oggi. Ne ha convocati 23, ben 27 invece di giocatori a disposizione del nuovo allenatore del Carpi, Antonio Calabro, che ha sostituito Castori dopo tre stagioni splendide. Ricordiamo anche la promozione in Serie A, il campionato di Serie A in cui il Carpi se l'è giocata, è retrocesso a Villa ai playoff di Lega Pro, uscendo imbattuto nei playoff contro il Fondi e poi contro il Livorno, sempre 0-0, ma ovviamente per questioni di classifica in regular season, tre pareggi poi alla fine non sono bastati. Ci riferiamo ovviamente poi soprattutto ai pareggi con il Livorno. Nuova dirigenza anche il DG Lauriolo e il DS Scala, che era team manager fino a poco tempo fa, sono stati ceduti Letizia e Belez. La squadra riproverà, dicevamo, la sua terza gara in questa serie di amichevoli nel ritiro di Di Maro. Contro il Bassa Anaunia è stato un 17-0 con la sfida del gol tra Mertens e Milik che è iniziata. Mertens 6 gol e Milik 3 gol. Poi contro il Trento 2 gol per Milik, 1 per Mertens. Squadra in campo, ci fermiamo un istante, spot e poi si parte. Tra i cieli di più di 40 città in tutto il mondo si possono vedere questi velivoli. Il mio nome è Karel, sono il supervisore per la Terra. Ogni sofferenza finirà. Ci serve un messaggero. Signori, benvenuti nell'età d'oro per l'umanità. La nuova era è cominciata. Non è importante quanto siano potenti gli Overlords, noi non dovremmo arrenderci mai. Il prossimo passo sarà l'evoluzione finale. Voi non dovete avere paura. Il giorno in cui il vostro mondo cambierà per sempre. Di Arthur C. Clarke. In prima TV, Childhood's End. Ogni giovedì su Premium Action HD. Stadio Briamasco di Trento, di nuovo benvenuti. Ecco le formazioni al centro del campo, strette di mano tra Napoli e Carpi in quella che è la terza amichevole della squadra di Sarri in questo ritiro estivo di Di Maro. L'arbitro Di Bello, come detto, oggi c'è il VAR. Di Bello inizia come arbitro centrale, poi verrà sostituito da Di Bello che nel frattempo in questo primo tempo farà il VAR. Gli assistenti saranno Peretti e Paganessi. Napoli in maglia azzurra, Carpi in maglia bianca. Il Napoli parte oggi con quello che è stato l'attacco titolare della scorsa stagione, che dovrebbero esserlo anche nella prossima, cioè con Caion, Mertens e Insigne. Finora non era mai successo, perché nella prima amichevole contro il Bassa Naunia c'erano Insigne, Milik e Caion all'inizio. Nella seconda gara contro il Trento Sarri ha scelto di partire con Caion, Mertens e Giaccherini. Quindi prima volta con Milik, come vedete, in panchina. Milik che l'anno scorso si è rotto il crociato, aveva iniziato alla grande da titolare assoluto, poi l'esplosione di Mertens in un ruolo in cui all'inizio, insomma, molti scettici non lo vedevano. La sua miglior stagione in carriera, quella 2016-2017, con 28 gol segnati in campionato più 5 in Champions League. E a quel punto Milik, una volta rientrato, non ha più ritrovato il suo posto e anche in questa stagione ripartirà da dietro con Mertens, che cercherà di non farsi soffiare il posto, anche perché ormai gli piace questo ruolo, vuole giocare lì, mentre era arrivato al Napoli nel ruolo di esterno offensivo. È tutto pronto al estiva della stagione del Napoli. Napoli contro Carpi, il fischio di D'Amato, si parte, il primo possesso di palla è per il Carpi con il lancio
sulla sinistra per Mbakoku, che non riesce ad agganciare. Mbakoku ha giocato con il Carpi anche la stagione di Serie A 2015-16, segnando solamente due reti. Gulam, Zielinski, Gulam Koulibaly, ancora Gulam, non c'è spazio per dare il pallone in verticale, allora di nuovo dietro per Koulibaly, l'anno scorso assente tra dicembre e gennaio, un po' per infortunio, un po' per la Coppa d'Africa, in sette gare senza Koulibaly in Napoli, un po' per infortunio, un po' per la Coppa d'Africa, in sette gare senza Koulibaly in Napoli aveva sempre subito gol. Rieccolo il senegalese, servito da Cristian Maggio, apre a sinistra ancora per Gulam, poi Insigne prova il lancio dentro, non aggancia Mertens, tranquillo Simone Colombi, va a bloccare il pallone, portiere di scuola Atalanta, si diceva benissimo di lui quando era nelle giovanili dell'Atalanta, sembrava destinato a diventare un crack, poi insomma ha fatto solo una discreta carriera finora. Maksimović all'indietro, ed ecco Reina che tocca il suo primo pallone nella sua nuova stagione del Napoli. Un po' di traffico, alla fine Romagnoli apre per Poli, Poli sulla destra per Jelenic, Poli, Romagnoli, Gagliolo, Romagnoli è regista difensivo con Poli e Gagliolo ai suoi lati, gira di testa Pasciuti per Mbakoku che poi riceve il suggerimento di Concas, era lungo, era un po' corto invece il retropassaggio per Reina che strappa applausi con una giocata da giocatore di campo. Per Reina sembra ormai vicino il rinnovo per un altro anno, cioè 2019, con bonus legati a presenze e risultati, e si parla anche di una clausola rescissoria piuttosto bassa in caso le parti poi si vogliano separare. Koulibaly in verticale per Mertens, Caglione, poi Jorginho, ancora Mertens, fermato dal rientro di Gagliolo. Avanza Jelenic sulla destra, viene fermato, si accontenta di una rimessa, l'intervento è stato di Kalidou Koulibaly. Riparte il Carpi, Gagliolo, Anastasio, questo è un giovane giocatore che si è aggregato da pochi giorni in Lega Pro con l'Albino Leffe, 27 gare e 3 gol per lui, oggi gioca esterno di sinistra nel 3-5-2 di Calabro. Reina il lancio lungo, non raggiungibile per Insigne, c'è Poli che allunga all'indietro il pallone per Colombi che con calma lo gioca su Gagliolo, va in pressione Caglion, Romagnoli in verticale per Anastasio che perde il pallone, ne approfitta Maggio, fermato in maniera nettamente regolare da Gagliolo, la punizione ovviamente fischiata da D'Amato, rimane anche dolorante al costato Cristian Maggio che inizia la sua decima stagione al Napoli, ormai un comprimario, comunque sempre un elemento importante nello spogliatoio per Maurizio Sarri, sa qual è il suo ruolo. Siamo al quinto, il gioco ancora fermo per la botta al costato ricevuta da parte di Cristian Maggio. Le indicazioni di Simone Colombi, ma ancora non si può riprendere il gioco perché Maggio sembra effettivamente aver ricevuto un colpo molto forte sull'entrata di Gagliolo. Un po' di inquadratura intanto Diawara, avete visto, l'anno scorso è rimasto in naftalina per un po' fino a ottobre-novembre, poi ha rubato il posto a Jorginho nel finale di stagione, però da marzo in poi all'incirca Jorginho se l'è ripreso. Si rialza Maggio, anche se con grande si rialza Maggio anche se con grande fatica,
Ritmo subito interrotto da questo infortunio al numero 11 che oggi veste anche la fascia di capitano. Sarà Caion a battere la punizione dalla destra. Re degli assist nella scorsa stagione Caion con una cifra record di 14. Ecco il cross di Caion e lui anche per Koulibaly che non ci arriva più, sarà rimessa dal fondo. Rientra anche Maksimovic che ovviamente sui calci piazzati va sempre a saltare. Lo scambio tra Colombi e Poli, poi il portiere è costretto a rilanciare lungo. Saltano in due a vuoto, arriva Allan, fa su il pallone ma sbaglia. Allora parte Mbakogu, poi l'apertura sulla destra, c'è l'errore da parte di Simone Della Latta, è uno dei due nuovi elementi in questa squadra. E Anastasio, i due giocatori che nella scorsa stagione non c'erano. Della Latta, arrivato dal Pontedera. Giropalla del Napoli, ora Koulibaly, impostazione affidata a lui che apre per Maggio. Sembra essersi ripreso Cristian Maggio. Allan. Il gol di José María Callejón, 1-0 per il Napoli. Settimo minuto, capolavoro di Callejón. E qui si vede come gli attaccanti del Napoli si trovino a memoria. Ripetiamo, questo è l'attacco titolare della scorsa stagione, Caion, Mertens, Insigne. In questo caso Mertens non ha avuto bisogno di guardare dove fosse Caion, ha intuito la sua presenza in zona centrale. In sostanza si sono scambiati le posizioni in questa azione e Caion con un tocco, ed è 1-0 Napoli. Caion che non aveva segnato nella gara contro il Bassanaunia, aveva segnato una rete invece contro il Trento. Napoli dunque in vantaggio e continua ad impostare ora con l'apertura di Koulibaly. Caion di testa mette giù per Maggio. Jorginho. Allan prova ad andare via tra due uomini, Bianco e Pasciuti, alla fine non ci riesce, viene fermato, recupera Della Latta per il Carpi. Poli apre a destra su Jelenic, poi Poli è attaccato e quindi costretto a spazzare via. Koulibaly con calma mette giù il pallone, molto bene, applausi per lui. Jorginho, Insigne, Maggio, Zielinski viene incontro Insigne, la palla gli rimane un po' dietro, allora può uscire il Carpi con il rilancio lungo per Mbakogu, troppo lungo. Maksimovic con calma. Koulibaly, Jorginho. Serie di scambi, poi Koulibaly verticalizza. Giocata abbastanza tipica, il Napoli. Koulibaly verticalizza. Giocata abbastanza tipica, il Napoli lavora molto in orizzontale, stana gli avversari, poi verticalizza all'improvviso, soprattutto con Koulibaly, questo quando parte dalla difesa. Caglion, lo scambio con Allan, ancora Caglion, Zielinski che è un ottimo tiratore questa volta. La conclusione non è granché. Al decimo ci prova Piotr Zielinski, autore di una splendida stagione l'anno scorso, impreziosita anche da campo con più di tre titolari, quello di Sarri. Insigne, Callejón, su di lui Gagliolo, palla fuori per Allan, Allan tenta un tocco spiovente, pallone che scivola verso il fondo, Jelenic lotta con Insigne e vince lui. Poi Poli spazza via, controllo difettoso, rimpallo sfortunato di Goulam e la rimessa sarà per il Carpi, superato ora il decimo minuto. Ora il decimo minuto, Napoli in vantaggio grazie al capolavoro di Caglion su assist di Dries Mertens.
Recupera il pallone in Napoli a centrocampo dopo un colpo di testa di Concas. In zona centrale Maximovic. Maggio non trova Allan. Che parte allora il Carpi. Anastasio su di lui, prova a rientrare Giorginio. La palla dietro Pasciuti, in mezzo a due avversari. Pasciuti in mezzo a due avversari. Pasciuti cade, perde palla, non c'era fallo. Bianco, napoletano di Aversa. Bianco qui subisce il fallo da parte di Allan, la punizione per il Carpi. Bianco c'era anche nella stagione di Serie A e alla sua sesta stagione con il Napoli. Era stato espulso nella sfida del San Paolo nella stagione di Serie A 2015-2016. Il Carpi aveva perso 1-0 solo con un rigore di Higuain. Aveva invece imposto lo 0-0 in casa all'andata alla squadra di Sarri. Attenzione ora alla punizione di Pasciuti. Apertura sulla sinistra, ha fintato il cross, invece palla per Anastasio, la mette in mezzo, allontanata, spazza via Mertens, in avanti però non c'è nessuno. Allora Romagnoli controlla il pallone, il lancio lungo completamente sballato, recupera il pallone Reina, lo gioca per Koulibaly. Allan, Maggio, Allan, Maximovic, ancora Koulibaly. Viene chiesto gioco, una rimessa agli avversari che devono uscire però dalla zona difensiva. Lo fanno con Gagliolo, quindi con Anastasio. Era scivolato Pasciuti, ha recuperato allora il pallone il Napoli. Giorginio, Gagliolo ferma tutto, poi Bianco sulla destra per Jelenic. Poli esce bene in questo caso il Carpi, buon disimpegno. Gagliolo in verticale, non trova Mbakogu ma Maggio, e allora il Napoli. Allan, Mertens, Giorginio, Maximovic, apertura a sinistra, c'è Gulam, più largo Insigne, scambia con Zielinski, poi palla in mezzo per Mertens che esce, si stacca dalla marcatura, viene incontro, serve Allan, Insigne, Mertens, su di lui esce Romagnoli, scavalcato, prova ad andare Mertens e c'è la punizione per l'intervento falloso, forse più di Romagnoli in partenza che di Gagliolo quando poi finisce veramente a terra Mertens. Comunque era già fallosa la trattenuta di Romagnoli, abbastanza rude anche se alla fine sulla palla l'intervento di Gagliolo. Sembra sia stata fischiata Romagnoli perché siamo abbastanza lontani dalla porta, più o meno nel punto dove appunto c'era stato l'intervento di Romagnoli. Attenzione a Gulam, non è andato a segno nella scorsa stagione ma ci è andato vicino spesso su punizione. Prova con il suo sinistro, deviazione, calcio d'angolo. È il primo corner di questa gara. Se lo guadagna Gulam con questo calcio di punizione. La deviazione netta si è vista di Poli in barriera e dunque calcio d'angolo numero uno in favore del Napoli. Su Mertens c'è Koulibaly, è caduto proprio Mertens che si lamenta con la terna arbitrale. Ricordiamo che non ci sono gli addizionali, con il VAR sono stati eliminati, quindi arbitro, due assistenti, VAR numero uno e VAR numero due. Qui sbaglia Insigne sul suggerimento di Zielinski, perde palla, rimessa già battuta da Poli a Romagnoli. Romagnoli sull'esterno, c'è Jelenic, ma poi non riesce Della Latta a mantenere il pallone in campo.
Attenzione Colombi, l'uscita ad anticipare Mertens. C'era stato il rilancio lungo con le mani, quasi un'occasione per il Napoli. Poi sbaglia l'uscita qui il Carpi. Gagliolo, Caioni in mezzo, Jorginho, Mertens attaccato, resiste, gioca all'indietro per Insigne. Callejon, palla fuori, Zielinski non riesce a liberarsi per la conclusione. Allora riparte il Carpi, Pasciuti è circondato, allora scarica all'esterno, il rilancio fuori da Callejon. Eccolo inquadrato, José María Callejon, splendido il suo gol al settimo. Napoli al momento in vantaggio grazie allo spagnolo che ha anche ritrovato la nazionale con l'avvento di Lopetegui. Jorginho sullo spiovente va di testa, poi Maggio allunga all'indietro il pallone per Reina. Koulibaly, Zielinski, Koulibaly, Insigne, giro palla del Napoli, ora si sposta sulla destra con Maggio. Insigne, quindi Zielinski, sale anche Goulam a sinistra, viene incontro Mertens, Insigne, lo scambio stretto tra i due, alla meglio nel contrasto con Jelenic, Mertens, poi gran giocata di tacco per Goulam, fuori per Insigne, arriva Allan, Colombi in calcio d'angolo. Grande occasione, grande azione, partita da una invenzione di tacco di Mertens. Che era buona anche la conclusione di Allan, non è riuscito ad angolare. Ci mette il piede Colombi. Gagliolo e Mertens, ragazzi. Ci sta la telecamera, io. Cioè, se non la vedo io la vedo la telecamera, quindi è inutile. È del tutto inutile, vi avviso così. Ok? Splendido questo audio, spero vi sia arrivato a casa, poi eventualmente ve lo raccontiamo. Intanto il calcio d'angolo, Goulam, il cross è deviato, Goulam ancora, palla fuori, D'Amato era andato da Gagliolo e Mertens a dire Gagliolo e Mertens, se non vedo io c'è la telecamera, quindi è inutile che facciate così. Il VAR può cambiare anche le abitudini e i comportamenti in campo. Lancio di Pasciuti fermato da Anastasio. Pallone in mezzo per Mbakogu, giocata ottima sull'esterno per Pasciuti che mette in mezzo. Palla irraggiungibile per Concas, era troppo arretrato invece Mbakogu. Insigne lascia sfilare fuori il pallone. Qui il Napoli ha rischiato. Era stata buonissima la giocata di Mbakogu a liberare Pasciuti a sinistra. Lancio irraggiungibile per Lorenzo Insigne. Insigne che ha segnato 4 gol nelle ultime 4 gare ufficiali dell'anno scorso con il Napoli. 4 gare ufficiali dell'anno scorso con il Napoli. 5 nelle ultime 6 in assoluto se si conta anche la nazionale, perché ha giocato 2 gare in giugno con gli azzurri di Ventura segnando un gol contro il Liechtenstein. Bianco apre a destra dove c'è Jelenic in verticale per Mbakogu circondato da maglie azzurre, alla meglio Goulam, è lui a mettere fuori ma c'è il tocco però di Mbakogu. Allora rimessa Napoli già battuta bene da una zona intasata servendo Maksimović, poi Allan, Maksimović, Zielinski, di nuovo Zielinski servito da Insigne, Goulam, concede pochi spazi, ora il Carpi, viene incontro Mertens, attenzione a Caion che parte a destra, su di lui Anastasio, sovrapposizione di Maggio, servito, va sul fondo, mette in mezzo e qui rientra bene Gagliolo, porta fuori il pallone. Pasciuti, attaccato da Allan, trova in mezzo
attaccato da Allan, trova in mezzo un Bakogu, poi Concas, palla dietro, Gagliolo finisce a terra, si continua, vantaggio Anastasio per Pasciuti, poi Poli in verticale, Poli, buon il lancio per Jelenic, guarda in mezzo, cercava Mbakogu, il sottocco è stato sporcato, Ghulam recupera palla e fa ripartire il Napoli. Allan, Maggio, Maximovic, Cilinski, scambio tra Insigne e Koulibaly, poi si stacca Jorginho, Insigne cerca uno spiraglio dall'altra parte a destra dove c'è Maggio, viene incontro Allan, di nuovo Cristian Maggio, non ci sono sbocchi, allora palla per Maximovic, quindi per Reina, Romagnoli, pallone sulla destra, Jelenic lo allontana, recupera immediatamente il Napoli a centrocampo, gioca Insigne, poi Zielinski, Jorginho scambia con Caglione, serie di scambi ad alta velocità per il Napoli, poi viene scovato in fuorigioco però Lorenzo Insigne, la punizione battuta da Romagnoli per Poli, anzi era un mani quello di Insigne, chiedo scusa, proprio condamato a due metri, da bianco a Jelenic, il lancio lungo, non trova nessuno, con calma allora Koulibaly, riporta sul Napoli, Ghulam, Koulibaly, pressione, Koulibaly che fa partire quasi tutte le azioni del Napoli, Maggio, c'è una deviazione, il pallone arriva comunque a Caglione, ancora Maggio, inseguito da Anastasio, scarica all'indietro, Maximovic, intanto Mbakogu si lamenta perché la squadra è troppo arretrata rispetto a lui che rimane completamente solo, attenzione a Insigne che pesca Caglione, rimette in mezzo subito, palla allontanata da una buona diagonale di Poli, Jelenic, di Jorginho che poi serve Mertens, palla dentro per Caglione, buona la lettura di Gagliolo, Pasciuti, Bianco, Anastasio se la cava bene in questo caso, poi Gagliolo, cambia gioco, è libero Poli, il lancio però va dritto su Zielinski che resta a terra, Insigne continua e prova anche la conclusione da fuori, buono l'intervento di Colombi, la palla rimane in campo, la gioca Gagliolo, Bianco, poi della latta all'indietro per Romagnoli, Romagnoli che ha giocato con Insigne nel Foggia 2010-2011 e Pescara 11-12 in Serie C e poi in B col Pescara, sempre con Zeman. E qui abbiamo rivisto l'ottimo intervento di Colombi alla sua sinistra sulla conclusione da fuori area di Lorenzo Insigne. Va in fascia a Maggio, prova a mettere in mezzo, non ci arriva Mertens. Dall'altra parte in ritardo Insigne, può giocare Jelenic, Bianco, riparte il pallone un po' pericolosamente dentro l'area, ne esce bene comunque il Carpi, ancora Pasciuti, in avanti per Mbakogu, deve aspettare i rinforzi, e nel frattempo ottenere palla, se ne va via bene, Mbakogu sull'interno, Reina, si era fatto saltare Maggio, sulla conclusione Reina comunque attento, ha bloccato in due tempi, poi indirizzato il pallone per Insigne, buona iniziativa comunque di Jerry Mbakogu al 26,
Buona iniziativa comunque di Jerry Mbakogu al 26esimo, primo intervento di Reina nella nuova stagione. Koulibaly, Mertens cerca un controllo a seguire, non ci casca Letizia, riparte Carpi con Bianco, quindi Jelenic guarda in avanti, prova il pallone verticale per Mbakogu che serve con cassa, poi movimento di Mbakogu, chiude tutto Koulibaly, applausi per lui e Napoli si ripresenta nella metà campo. L'errore però di Caion che cercava Mertens, Pasciuti, Bianco, un controllo difettoso e va a recuperare il pallone commettendo forse anche fallo su Caion, si continua, Caion è a terra, Insigne, finanze dello stadio facendo sorridere un po' i tifosi, qui si poteva effettivamente fischiare il fallo di Bianco su Caion, qui invece Maggio saltato da Mbakogu, era il 26esimo. Conclusione tenuta in due tempi da Pepe Reina, si è rialzato intanto Caion, si ritorna a giocare, inizia ora il 28esimo, Napoli 1 Carpi 0, gran gol di Caion con tocco sotto, ora il 28esimo Napoli 1 Carpi 0, gran gol di Caion con tocco sotto, assist di Dries Mertens, la palla ovviamente restituita al Napoli che l'aveva buttata fuori per permettere i soccorsi a Caglion. Goulam, Koulibaly, Cilinski, rientra Concas su di lui, gli toglie il pallone, poi allontana Colombi, Jorginho ancora, Callejon in mezzo a due avversari, difende palla, poi Allan, Maggio, Allan all'indietro per Maximovic, l'idea era giusta, giocata un po' lunga, comunque nessun pericolo per il Napoli, Jorginho, il velo di Callejon per Mertens che se ne accorge un po' tardi, recupera il pallone con fallo di Anastasio e cartellino giallo anche per il giocatore di scuola Napoli, Armando Anastasio. Ha giocato 55 gare con la maglia del Napoli Primavera. Questo giocatore è appena arrivato al Carpi. Vuole due uomini Colombi. Ed eccoli, infatti sono Concas, mini barriera sul tentativo di Jorginho, sei uomini del Napoli a saltare in area, il Carpi marca a uomo, Jorginho, palla fuori per Mertens, era uno schema questo con Mertens, viene fuori dal traffico e tenta la conclusione con il destro, non trova il bersaglio, salta Goulam, Bianco dopo il recupero di Della Latta affida il pallone a Romagnoli, poi Bianco cerca l'esterno, deviazione a Romagnoli, poi Bianco cerca l'esterno, deviazione di Insigne, la palla non arriva a Jelenic ma è comunque rimessa per il Carpi, Colombi, Gagliolo di petto, ora da Jorginho ad Allan, Allan cercava forse Caglion, iniziativa fermata poi di tacco, forse qui esagera un po' Mertens, non trova nessun compagno, il Carpi cerca di uscire con il lancio lungo di Colombi, superata ora la sempre avanti 1-0 grazie a Caglion, Maximovic di testa, Della Latta, Mbakogu un po' isolato, su di lui Koulibaly,
non lo molla e tiene anche il pallone in campo. Grandi applausi per lui e vince anche il contrasto. Ancora applausi. Difensore che è cresciuto tantissimo nelle ultime due stagioni. Maggio. Jorginho. Maximovic. A sinistra per Ghoulam, quindi Insigne. Alan. La palla era un po' corta. Alan riesce solo a sfiorarla. Esce Anastasio. Alan cerca di recuperare il pallone, va su Anastasio regolarmente. C'è poi il rientro di Caglione a completare il recupero palla del Napoli. Jorginho. Žilinski. Insigne. Ghoulam. Ghoulam era uno dei giocatori chiacchierati negli ultimi mesi per via di un rinnovo che non arrivava. Rinnovo poi arrivato per lui. Rinnovo poi arrivato per lui come per Insigne. E alla fine a quanto pare sta per arrivare anche quello di Reina. Eccolo Ghoulam. Cambia con Insigne, serve Jorginho che cerca di nuovo Insigne. Si stringono le maglie bianche attorno a lui. Il lancio di Pasciuti, deviazione di Jorginho. Su Mertens, poi Romagnoli, bianco, Romagnoli. Gagliolo. Anastasio attaccato alle spalle, perde palla, poi c'è un rimpallo con Caglione. Ultimo tocco del giocatore del Carpi, rimessa affidata a Maggio, battuta verso Maximovic. Žilinski. Ghoulam. Žilinski lascia scorrere Insigne, va in fascia Ghoulam. Ecco l'Insigne servito da Žilinski, cerca il passaggio di ritorno ma c'era stata una trattenuta sul polacco. E quindi la punizione in favore del Napoli. Žilinski sarebbe dovuto andare agli europei under 21, ma il Napoli si è opposto per lui come per Milik. Anastasio per Gagliolo che scivola, riesce comunque a rimediare. Dall'altra parte Maximovic, grande sicurezza nell'evitare Concas. Jorginho verticalizza, allontana Gagliolo, ma Napoli rimane ancora in avanti. Jorginho ancora palla dentro, Romagnoli l'allontana, saltano in due, alla meglio Maximovic, poi il Carpi recupera. Anastasio va alla ricerca di Mbakogu, errore di Maximovic che consegna il pallone all'avversario. Va Mbakogu, Maximovic rimedia. Si scusa poi coi compagni per l'errore di un istante fa. Deve comunque concedere la rimessa al Carpi, già battuta, bianco dentro per Mbakogu che era ancora in fuorigioco però. Quindi si disinteressa del pallone che finisce a Reina. Ghoulam. Žilinski, Jorginho. Alan. Maggio. Caglione. Pochissimo spazio l'anno scorso per Maximovic che da febbraio non è più stato impiegato. Se ne va Žilinski a sinistra, trattenuto da Jelenic. Punizione inevitabile fischiata da D'Amato. Qui rivediamo, gli era nettamente andato via. Questa è una partita seria, poteva essere anche una munizione forse. Mentre si piazzano i saltatori del Napoli, sono sei in area. Ribadiamo, marca a uomo il Carpi. Parte il cross dentro, teso, allontanato, poi male Žilinski in questo caso, male anche Koulibaly che scivola mentre cerca la conclusione. Il Carpi però non riesce a uscire, è tutto rintanato all'indietro. Allora riparte il Napoli. Alan, 10 all'intervallo. Napoli avanti 1-0. Jorginho. Alan.
Vaiana, Vaiana, Vaiana! Zielinski. Zielinski scambia con Caglione, dall'altra parte Insigne, il tocco un po' corto ma si chiude comunque il triangolo, poi il lancio di Insigne, cercava Caglione, viene a chiudere Anastasio che viene attaccato da Allan, e l'ultimo tocco è di Anastasio, non di Allan, che rimette subito in gioco Jorginho per Caglione, colpito alle spalle da Gagliolo, palla dice D'Amato. Ricordiamo che in questi casi il VAR non può intervenire, interviene solo in casi di gol, rigore, espulsione, scambio di persona, non su semplici falli in una zona interlocutoria come questa. Attenzione intanto a Mertens, prova ad andare dentro, Mertens resiste, finisce a terra, chiede il calcio di rigore, qui eventualmente interviene il VAR, ora staranno visionando le immagini. E se D'Amato non fischia significa che non hanno nessuna certezza o che per loro non è rigore. Maggio. Allan. Allan. Si sente Allan non perderla dalla panchina. Caglione, Insigne, Zielinski, ancora Insigne, guarda la porta e prova Colombi. La mette il calcio d'angolo, non sembrava un tiro irresistibile. Colombi vola e mette in calcio d'angolo, terzo della seconda volta che Insigne prova da lontano. Non era forte il tiro ma effettivamente girava, avete visto che la traiettoria è cambiata un paio di volte, colpa anche dei palloni di nuova generazione sicuramente. Su Insigne c'è Bianco, Jelinic su Zielinski, la palla fuori, rientra Ghoulam, lancio di Colombi con Maggio che svetta, Pasciuti con Cassa, cerca in profondità Mbakogu, si stringono in due attorno a lui, Maximovic e Koulibaly, chiama il pallone Reina e poi lo gioca per Ghoulam, quindi Jorginho, Allan, Maggio, Maggio, Jorginho, Maggio, Koulibaly, e quindi si va dall'altra parte su Ghoulam, Zielinski, Insigne, Zielinski ancora. Buono il suggerimento per Caglione, movimento di Mertens, invece palla per Insigne che ricerca Caglione, non lo trova. Caglione. Jorginho. Mertens fermato da Romagnoli, differenza di statura enorme tra i due. Jelinic scivola al momento del rilancio, con un po' di fortuna riesce comunque a servire della latta. Bianco, Jelinic, Romagnoli, Gagliolo, sull'esterno si libera Anastasio, attaccato da Maggio, sarà in mezzo Bianco, apertura libera Anastasio, attaccato da Maggio, sarà in mezzo Bianco. Apertura buona poi per Jelinic, viene fuori bene stavolta il Carpi. Ancora Jelinic, Mbakogu. Concas, dietro ancora per Mbakogu che salta alla grande un avversario. Buono il pallone poi per Pasciuti che prova la conclusione. Ribattuta da Maggio e riparte il Napoli. Caglione, non c'è la superiorità numerica, sono 4 in maglia bianca contro 2. Comunque del Carpi, della Latta, fermato fallosamente. All'intervento mi sembra di Insigne, sì, eccolo. Romagnoli,
Pasciuti, pallone rischioso, ne approfitta Mertens, commette però fallo su Bianco. Si arrabbia molto Mertens, dimostra comunque che insomma è un amichevole, ma si tiene al risultato. Mi sembra corretta la decisione di D'Amato. Si riparte, poco più di 4 all'intervallo, recupera palla il Napoli, Insigne dentro, troppo lungo per Mertens, non può arrivarci, l'azione sfuma sul fondo per il rammarico di Dries Mertens. Anche lui era uno dei rinnovi da definire in questa stagione, ha rinnovato fino al 2020. Salta Koulibaly, a vuoto invece Mbakogu, ma c'è stata una spinta su di lui, D'Amato l'ha vista, quindi la punizione battuta da Bianco. Punizione battuta da Bianco. Pasciuti, Poli, Jelenic, Concas, fermato Concas, lotta per la riconquista del pallone, è lui l'ultimo a toccare. Concas oggi dietro alla punta, in settimana aveva detto con il 3-5-2 non sono abituato, è durissima fare il quinto. Lui centrocampista esterno, era stato quindi provato molto come quinto, evidentemente fa un po' fatica, ora gioca dietro a Mbakogu. Koulibaly, Mertens, Insigne, Mertens cerca di sfondare centralmente, Mertens, poi il suggerimento per Caion, limite dell'area, Insigne costretto ad arretrare e poi gran giocata di Insigne per Caion che la mette fuori, arriva il fischio dell'arbitro, credo fosse fuori gioco, mi sembrava sì, in effetti partito in posizione irregolare José María Caion, gran giocata comunque di Insigne, nulla toglie alla sua invenzione. Anastasio attaccato fallosamente. Sì, di lui c'erano due avversari, un omaggio e Allan che ha detto cos'è questo fallo. Questo invece è un fallo netto di Mbakogu su Maximovic, colpito al costato, forse allo stomaco. Sì, un calcione allo stomaco. Da parte di Mbakogu. Si rialza comunque subito Maximovic e si ricomincia a giocare col Napoli in possesso palla. Koulibaly, Koulibaly, Allan, Koulibaly, Maggio, Jorginho, Žilinski, Insigne, buono il pallone dentro per Mertens, è buona anche l'uscita di Colombi, palla leggermente lunga, buona intuizione comunque da parte di Insigne. Qui Colombi si allunga in avanti anticipando Mertens. Gagliolo, Colombi, Poli in verticale della Latta, viene messo a terra, anzi Concas messo a terra dall'intervento di Jorginho. Mbakogu all'indietro, Bianco, Jelenic, Poli, Romagnoli, riconquista la palla il Napoli, attenzione a Mertens al limite, una deviazione, poi arriva Poli a consegnare il pallone di testa tra le braccia di Colombi. È una gara, si vede, di livello ovviamente superiore alle altre giocate dal Napoli, squadra che ha sfiorato il Carpi, la risalita in Serie A,
ha dato qualche difficoltà alla squadra di Sarri, in vantaggio con Caglion, poteva sicuramente raddoppiare varie volte, anche rischiato qualcosa. Comunque 1-0 per la squadra di Sarri. Caglion al settimo minuto, si va all'intervallo. Su questo risultato ci fermiamo, poi ritorniamo per gli highlights. Più di un amichevole. Per il Napoli di Sarri è la prima sfida di Serie A della stagione. In diretta, in pay per view al costo di 10 euro, Napoli-Chievo. Sabato alle 21 su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. Lascia, lascia. No, no, lascia, lascia. I tempi corrono. Corrono. Pagare non è mai stato così facile. Apple Pay. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Questo è quello che fanno gli uomini per raggiungere ogni pelo. Questo è quello che facciamo noi. Gillette con tecnologia Flexball. Massima aderenza anche sulle curve più difficili, per poter radere ogni punto del viso. Gillette, il meglio di un uomo. In estate c'è un mondo dove la passione non ha limiti e non va in vacanza. Campionato brasiliano. Cose dell'altro mondo. Guarda, lo si sta già rilassando, funziona. Oh sì, i fantasmi vogliono divertirsi. Oh sì, i fantasmi vogliono divertirsi. Sì, è vero. Quando nell'aria gira solo noia. Ehi, ci sono problemi? No, 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 è ok. Un po' di spirito aiuta a tirarsi su. Alla grande patita, papà. Ah no, non è vero, invece sì. Ah, fai lo spruffone! Dead Beat Story. Che altro c'è adesso? Ogni lunedì alle 21.15 su Joy. Niente è forte come l'amore, ad eccezione del terrore. Diventa ossessione. Un caldo abbraccio può trasformarsi in una trappola mortale. Una serata interamente dedicata ai casi in cui la passione è arrivata al punto di non ritorno. Mercoledì da brividi. Ogni mercoledì dalle 21 su Investigation Discovery. Ti amo. Già. Ti bacerei ancora? No. Lo sai che come puoi parlare di qualunque cosa, vero? On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit. Sono felice che tu sia nella mia squadra. Non abbiamo fallito. Mais encore. Non abbiamo ancora avuto successo. Encore sarà possibile. Finché non parli non andrai da nessuna parte, chiaro? I miei occhi erano su quella povera ragazza.
Crime Luglio. Romantici a modo nostro. La Champions League dell'estate è su Premium Sport. International Champions Cup. Venerdì mattina alle 4 e in replica alle 21, Manchester United, Manchester City. Rieccoci allo stadio Briamasco di Trento nell'Ion al settimo minuto. Ricordiamo che questa è la terza amichevole del Napoli, una serie di amichevoli di livello sempre crescente. Questo vuole Sarri per rodare la squadra in vista del campionato. Oggi contro il Carpi, squadra di Serie B che ha sfiorato la risalita in Serie A. Ricordiamo che tra quattro giorni, il 22 luglio, il Napoli giocherà contro il Chievo, squadra di Serie A, gara visibile su Premium in Pay Per View. Per l'esattezza, Premium Calcio 1. Il Napoli giocherà sempre su Premium anche il 6 agosto, Bournemouth Napoli sempre in Pay Per View, e il 10 agosto Napoli e Spagnol, anche questo un appuntamento in Pay Per View. Un appuntamento in Pay Per View. E come sempre Sarri cambia la formazione nel secondo tempo, vedremo dopo quale sarà. Intanto andiamo a vedere come è andata la gara fino all'intervallo, con il Napoli che, ripetiamo, è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Caglione. Si parte subito con il gioco che si ferma per qualche minuto, perché qui Cristian Maggio rimane a terra su una spallata barra gomitata di Gagliolo. E qui invece la giocata che porta al gol il Napoli, verticalizzazione per Mertens che senza guardare sa che lì arriverà José María Callejón. Sarri, da vedere e rivedere il capolavoro, il tocco sotto di Callejón dopo l'ottimo lavoro nel ruolo di assist man di Dries Mertens, e l'abbraccio tra i due. Poi la punizione di Goulam con deviazione in calcio d'angolo. Questo era il primo dei tre calci d'angolo complessivi conquistati dal Napoli. Ci prova Allan su una palla vagante, si avventa con il destro, ci mette il piede sinistro Colombi e mette in calcio d'angolo. Azione avvenuta al 18esimo. Insigne più volte ha tentato da fuori, in questo caso al 24esimo con Colombi che interviene bene, si distende alla sua sinistra, braccio fuori e mette in calcio d'angolo. Unico vero rischio corso dal Napoli, questo con... mette in calcio d'angolo. Unico vero rischio corso dal Napoli, questo con Maggio che si lascia saltare da Mbakogu. Conclusione non forte sul primo palo. Reina la controlla in due tempi. Ancora Insigne, poi al 37esimo, tiro non fortissimo, ma vedete che la traiettoria cambia un paio di volte, colpa anche di questi palloni di nuova generazione, e Colombia ha messo in calcio d'angolo. Questa invece non è valida, un'occasione nel finale per Callejón, ben servito però da una splendida intuizione di Lorenzo Insigne. Insigne poi che mette dentro questo pallone, siamo a ridosso dell'intervallo, per Mertens, palla un po' lunga, Colombi esce 0 per il Napoli. Vi anticipiamo la formazione con cui giocherà il secondo tempo il Napoli. Sepe in porta, cambieranno tutti: Isai, Kirikesh, Tonelli e Strinic. A centrocampo Rog, Diawara e Amsic. In attacco il nuovo acquisto Unas con Milik e Giaccherini. Quindi Sarri fedele allo schema sempre rispettato finora. Primo tempo giocato da una formazione, secondo tempo formazione completamente cambiata. Si riparte tra qualche minuto, 1-0 per il Napoli contro il Carpi all'intervallo in questa terza amichevole della pre-season degli... PremiumSportHD.it. Tutti gli eventi sportivi e le news sui campionati. Tutto il calciomercato e le indiscrezioni dai ritiri. Tutte le competizioni e gli aggiornamenti in tempo reale. Tutta la tua voglia di condividere lo sport su PremiumSportHD.it. Dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Ho sentito qualcosa. Specchio delle mie braccia. Premium Cinema Energy. A luglio attraverserai il tempo per conquistare tutto ciò che cerchi. Lo prenderò a qualunque costo.
Cinema Energy. Passione adrenalinica. Prosegue il duro attacco dell'armata militare alla capitale. L'esercito è risultato impotente di fronte a questo furioso nemico. Sono nati da esperimenti genetici. Sono stati dimenticati. Benvenuta a Patriot. Ora il mondo ha di nuovo bisogno di loro. Attenzione, prego, ora la nostra... Ora il mondo ha di nuovo bisogno di loro. Attenzione, prego, ora la nostra missione è rintracciare i guardiani. Quelle persone sono la nostra sola speranza. Loro sono i guardiani. Guardians, il risveglio dei guardiani. In anteprima assoluta, da giovedì 20 luglio, su Premium Cinema. Su Premium Sport, il torneo più affascinante dell'estate calcistica. International Champions Cup. Domenica alle 23, Real Madrid Manchester United. O l'ossigeno ad innescare il fuoco, oppure il fosforo che nutre la nostra memoria di bambini. Con quattro metalli si creò la criptonite. Di ferro e di carbonio si compone l'acciaio delle frecce. E una materia oscura si proietterà più veloce della luce. A luglio, su Action. Sta arrivando! La forza degli elementi. Affascinante. In estate c'è un mondo dove la passione non ha limiti e non va in vacanza. Campionato brasiliano. Cose dell'altro mondo. Andiamo. Ogni turno, un'emergenza. Affrontata come la vita. Con la di mio figlio. Io lo amo così tanto. Vigili del fuoco, rispondete! La passione tatuata sulla pelle. C'è qualcosa tra noi, lo sai anche tu. Gli eroi della caserma 51 sono in anteprima in esclusiva su Premium Action HD. Chicago Fire, quinta stagione, ogni venerdì alle 21.15. Più di un amichevole. Per il Napoli di Sarri è la prima sfida di Serie A della stagione. Diretta in pay per view al costo di 10 euro Napoli-Chievo. Sabato alle 21 su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. Fra un istante si parte, ci fermiamo e poi il fischio d'inizio del secondo tempo di Napoli-Carpi. Un'unica testimone. Sono loro. Un solo giustiziere. Ho fatto quello che credevo fosse la cosa giusta. Nicolas Cage. No. Di tutti gli... Sì. No. In anteprima assoluta. Vendetta. Una storia d'amore. Da giovedì 25 luglio. Su Premium Cinema. Già iniziato il secondo tempo con un piccolo anticipo, due formazioni completamente diverse in questo secondo tempo. Il Napoli, lo ripetiamo, nuovo con Unas, Milik e Giaccherini in attacco. Nuovo anche il Carpi, a parte il portiere Colombi che continua a rimanere tra i pali. Davanti a lui Sabbione, Capela e Solini, quindi Mezzoni, Romano, Fedele. Attenzione intanto al Carpi che viene avanti. Pallone sulla destra per Mezzoni che lo appoggia all'indietro, poi completeremo la lettura della formazione del Carpi. Viene fuori il Napoli con Giaccherini, sbaglia però, perde palla sull'attacco di Fedele.
e poi non riesce ad entrare in area. Prova allora Milik, su di lui Capela, nuovo acquisto portoghese, arrivato da Rio Ave, occhio ad Amsic, aveva spazio per concludere, tentenna un attimo, allora deve allargare il gioco verso Rog. Isai, Kirikesh, serie di scambi, entra Romano, su di lui, palla per Rog, ancora Isai, in mezzo, la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli, sì, la palla non viene mantenuta in campo, è stato Solini a mettere fuori, dicevamo il Carpi con Colombi, Sabbione, Capela, Solini, Mezzoni, Romano, Fedele, Saric, Esperotto a centrocampo, Iavo e Malcore in attacco. Dario, aspetta! Calcio d'angolo numero 4 intanto per il Napoli, con Colombi che dà indicazioni ai suoi, sempre a uomo. Batte Strinic. Fatto il cross molto sotto porta, pallone che viene prolungato dall'altra parte, inquadratura intanto per Unas, nuovo acquisto già andato in gol nella gara contro il Trento. Se la gioca esci, aspetta, stai qua sul palo, dove corri? Braccia larga. Signore! Sono in due sul pallone per battere il calcio d'angolo. Parte il cross con Colombi che smanaccia via dall'altra parte di Avarà. Torna in avanti il Napoli, cercano lo scambio Rog e Isai. Chiude tutto però la difesa del Carpi. Marco Rog, può essere un anno importante per lui. L'anno scorso pochissimo spazio all'inizio, quasi nulla. Poi è riuscito ad entrare nelle rotazioni di Sarri. Indietro Tonelli. Ha giocato pochissimo l'anno scorso anche per vari infortuni. Ginocchio, pubalgia, ma ha segnato due gol in tre presenze. Kirikesh, Amsic, Giaccherini, Amsic, azione fermata però dal rientro di Fedele, recupera il Napoli, Diawara in verticale, palla raggiungibile per Unas, era andato in copertura Solini per far sfilare fuori il pallone. Rilancio lungo di Colombi, fermato di testa da Rog, poi recupera il Carpi in mezzo al campo con Saric. Sperotto cerca un assist in profondità con Isai che glielo nega, rimessa affidata ancora a Sperotto, Solini dietro per Capela, lascia sfilare, c'è Colombi, allontana il pallone, Tonelli con calma recupera Fedele in mezzo al campo, allarga sulla destra, buono l'anticipo di Strinic, dove è rientrato Sperotto, rimane a terra un giocatore del Napoli, si tratta di Unas, sul quale è entrato in maniera un po' rude in effetti Sperotto. Gioco fermo dunque per l'infortunio a Adam Unas, algerino nato in Francia, appena arrivato dal Bordeaux per 10 milioni più 2 di bonus nel caso il Napoli dovesse andare in Champions League, obiettivo minimo ovviamente di questa stagione per il Napoli. Strinic
Giaccherini, ancora Strinic, Giaccherini ancora, solo una gara da titolare nello scorso campionato per Giaccherini, pur essendo reduce da uno straordinario europeo. Qualche problema fisico anche per lui. Lorenzo Tonelli, pallone per Unas, quindi Milik che viene incontro, attaccato da Fedele, subisce fallo da parte del centrocampista centrale. La palla subito per Hamsik. Strinic, Kirikesh, Tonelli, buon lavoro che viene avanti, prova la conclusione, c'è un grandissimo gol di Saric, anzi di Malcore, 1-1. Qui però l'errore di Tonelli pesa tantissimo su questo gol dell'1-1 da parte del Carpi, che non era mai stato veramente insidioso fino a questo momento, ad eccezione di una conclusione di Mbakogo. Gol dunque di Malcore, bellissimo comunque, al di là dell'errore iniziale di Tonelli, che mette il pallone con un tiro a giro di destro nell'angolo lontano, imprendibile per Sepe, grosse responsabilità comunque, ripetiamo, ovviamente per Lorenzo Tonelli. Pallone lungo per Iavo che viene però fermato in fuorigioco. I presupposti per un pari da parte del Carpi. Gianluca Malcore è andato a segno, 23enne punta, arrivato dal Manfredonia, giocava in Serie D in questa stagione, nell'ultima stagione col Manfredonia, ha segnato 14 gol in 27 gare. Attenzione a Iawo, e quasi sfiora il 2-1. Napoli è entrato in campo un po' rilassato forse in questo secondo tempo, nonostante, ripetiamo, gli interpreti siano completamente cambiati. E quello segnato da Malcore, il primo gol subito dal Napoli nelle amichevoli estive. Attenzione al lancio in profondità per Giaccherini, buono il rientro su di lui da parte di Sabbione. Il Carpi riparte, errore però in zona centrale con Saric che ha perso palla. Unas, Pisai, Tonelli, Kirikesh. Eccesso di confidenza nel caso del gol dell'1-1 del Carpi da parte di Tonelli. Hamsik all'indietro per Kirikesh, autore di un gol clamoroso contro il Trento, un pallonetto da 55 metri da oltre la metà campo. Giaccherini, Diawara, Rog sbaglia, perde palla, non riesce però a ripartire il Carpi, lo fa in un secondo momento con Saric che a sua volta sbaglia il lancio. Non ci sono Mezzoni, è attaccato, costretto quindi a giocare all'indietro per Sabbione, ancora all'indietro per Colombi. Colombi che gioca per Solini, avvisandolo anche che c'era l'avversario in arrivo. Finisce a terra Rog, non c'è fallo. Sperotto, dietro per Capela che cambia gioco, bene per Mezzoni. Fedele, qui sbaglia tutto Sabbione, regalato il pallone al Napoli. Attenzione a Giaccherini, servito da Milik, va verso il fondo e poi giustamente dall'indietro. Strinic, Diawara, Strinic, Giaccherini libero a sinistra, non era in fuorigioco, la posizione è regolare. Giaccherini all'indietro, Hamsik cerca l'incrocio lontano, non lo trova di un paio di spanne.
Qui rivediamo la fase finale dell'azione con la palla da Giaccherini messa all'indietro per Hamsik. C'era poca distanza per far scendere il pallone, non facile. Attenzione alla pallaccia di Chiri che la controlla bene comunque Sepe, e poi allarga per Tonelli. Diawara, albanese, e poi lo gioca altrettanto bene per Hamsik. Spazio per il capitano, fermato dall'intervento scivolata di Sabbione. Fedele, Sperotto, entra un as su di lui, mantiene il possesso di palla il Carpi, l'apertura di Fedele per Mezzoni che non ci arriva più. Giaccherini, Diawara, Hamsik, Rog, Isai, Tonelli, ancora Rog, quindi Diawara in verticale per Giaccherini. Malinteso con un as che non capisce le intenzioni del compagno, erano quelle di un facile tocco corto. Fedele evita Milik e serve Sabbione. Fedele ancora, gioca da regista in questo 3-5-2 di Calabro. Qui poi errore di Strinic, molte distrazioni del Napoli in questo secondo tempo. Mezzoni ne approfitta e se ne va, prova il cross, lascia scorrere Sepe, dall'altra parte c'è Isai, ma c'è anche Sperotto che fa su il pallone. Isai e Sperotto, ancora c'è anche Sperotto che fa su il pallone. Isai e Sperotto, ancora Sperotto, avete sentito, senza fallo hanno detto a Isai, che infatti ha evitato di entrare, ha guadagnato una rimessa. Avanti bene un as, poi il cambio gioco lungo per Giaccherini, rientra Sabbione, alla meglio Giaccherini, azione di Capela a mettere fuori in calcio d'angolo. Buona qua Dario, marcature, abbiamo rivisto la conclusione della deviazione di Anibal Capela, 26enne portoghese, un contratto di un anno, molti infortuni nell'ultima stagione, opzione eventualmente per il 2020 se si dimostrerà in condizione. Parte il calcio d'angolo ad anticipare Chiriches, il numero 4 del Carpi. Con chi sei in marcatura? 14, c'è la telecamera, io sto fermo, senti a me, aspetta, qualsiasi cosa tu faccia la telecamera la vede, è chiaro? Perfetto. Qualsiasi cosa si faccia la telecamera la vede, ricordiamo che è Di Bello in questo secondo tempo l'arbitro, mentre D'Amato, che ha diretto il primo tempo, ora è davanti a un monitor a fare il VAR. Andiamo, andiamo! Dunque calcio d'angolo, con Giaccherini e Strinic. C'è il corner manovrato il Napoli, Mezzoni va ad impedire l'azione di Strinic, rimane comunque in avanti il Napoli con la rimessa affidata a Isai. Viene incontro un as, scambiano i due, ancora Isai per un as, palla dentro, troppo lunga, direttamente sul portiere. Colombi che gioca anche Matteo Rossi, 17 anni, portiere nell'ultima stagione degli allievi. Recupera il Carpi, poi c'è il lancio lungo a cercare Yawo, fermato dal rientro di Isai. Poi Sepe per Tonelli, Chiriches. Verticale per Giaccherini, Milik ancora per Giaccherini, colto in controtempo, perde palla in Napoli, attenzione al lancio che è buono, Sepe deve impegnarsi sull'arrivo di Malcore. Chiriches, Hamsik, Giaccherini, quindi subentra Rog, penetrazione centrale,
e poi Milik che finisce a terra. Fischio dell'arbitro, credo punizione, sì, fallo fuori area, fuori area. In questi casi, se il fallo fosse dentro l'area, il VAR interverrebbe. Intervento iniziale, sì, che è stato, mi sembra, assolutamente fuori. Intervento del portoghese Aníbal Capela. E punizione interessante a questo punto per il Napoli al 62esimo. Sul pallone al momento ci sono Giaccherini e Milic. Ammonizione per Capela, anche autore del fallo. Perché vuole vedere partire il pallone. Roma, Roma, anche te. Basta. Buona, buona. Attaccato, Roma, attaccato. Le indicazioni di Colombia ai suoi in barriera. Detto a Romano di stare attaccato agli altri tre. È pronto Giaccherini sul pallone. In zona c'è anche Milik. Ci sono due giocatori del Napoli a disturbare. Parte Giaccherini, Colombi. E poi allontana Iawo. Di nuovo il Napoli. Isai, Tonelli a Sepe. Sepe che interessa alla Samp. Se la prospettiva sarà quella di fare il terzo al Napoli, andrà via. Rog si libera molto bene a centrocampo. Serve un ass. Nas che cerca il fondo, guarda in mezzo, si allunga un po' troppo il pallone, favorisce l'intervento di Solini a mettere fuori. Qui rivediamo la punizione di Giaccherini. Con Colombi che aveva davanti un muro, ma vede alla fine partire il pallone, probabilmente deviato leggermente anche da Fedele. Non si gira! Un ass, Isai. Ancora un ass, riesce a crossare, deviazione di Solini e calcio d'angolo. Sempre Strinic e Giaccherini ad occuparsi dei tiri dalla bandierina in questo secondo tempo. Giaccherini, palla lunga oltre il secondo palo, nessuno ci può arrivare. Allora rimessa dal fondo, giocata che non ha apprezzato. Recupero in mezzo al campo di Avarà, poi Hamsik in verticale. Milik cercava lo scambio con Giaccherini, si arrabbia Milik perché non gli arriva il pallone di ritorno. E poi c'è fallo a centrocampo da parte di Rog. Il fallo era su Sabbione. Si ricomincia. Capela per Solini. Capela per Solini. Va al lancio lungo. D'altra parte in vantaggio su tutti Isai. Prolunga all'indietro, Sepe, Isai, Diawara, Isai ancora, giocata ottima di Diawara, molto applaudito, avanza il Napoli, 66esimo che inizia ora. Romano che però non riesce a conquistare il pallone né a fermare l'azione di Rog. Diawara apre bene per Strinic. Strinic in mezzo, Hamsik. Milik, sbaglia tutto Milik, riparte allora il Carpi che ha preso fiducia dopo il gol dell'1-1. Sabbione, Sabbione dietro per Capela che apre dall'altra parte a sinistra dove c'è Sperotto. Sperotto all'indietro, Solini, Capela, e ricomincia allora dalla linea difensiva il Carpi. Sabbione, Fedele, di prima in avanti senza guardare,
palla che finisce direttamente fuori, era irraggiungibile per Mezzoni, numero 29 che avete appena visto inquadrato, il 17enne della primavera che ha ottenuto 7 convocazioni nella scorsa Serie B. Con il pallone per Isai che prova la conclusione in diagonale, finisce fuori, non lontanissimo mi sembra, dal palo alla destra di Colombi, 67esimo, buona iniziativa di Isai, che ricordiamo è titolare assoluto di Maurizio Sarri. Attenzione, Giaccherini si avventa su questa palla vagante, la tiene anche in campo, ancora Giaccherini in mezzo, cercava Milik, intervento a salvare tutto di Solini, ingenuità in questo caso del Carpi però, che è uscito malissimo, che poi rivediamo la fase finale, sarebbe stato un gol quasi sicuro di Milik. Sentiamo se si sente l'arbitro. Si parte, Giaccherini, palla allontanata da Iauo, Diawara, Strinic, pallone per il taglio di Rogue che mette in mezzo, allontana Capela, rimessa ancora per il Napoli con Strinic. Potrebbe andare, rimessa ancora per il Napoli con Strinic. Potrebbe andare anche a lancio lungo con le mani Strinic, una sua caratteristica. Invece corto per Giaccherini, cerca il tacco, niente da fare. Fedele cambia gioco, dopo il colpo di testa di Sabbione, Iauo dietro per Saric in controtempo, recupera bene però Fedele, viene avanti il Carpi, da Solini a Sperotto che sbaglia tutto, lo segna il pallone a Diawara, un po' di errore adesso da una parte e dall'altra, non mantiene il possesso palla Milik, il tocco all'indietro poi da parte di Saric. Sperotto, Diawara, Hamsik, cerca Milik ma sbaglia, palla allontanata da Solini, dall'altra parte Tonelli, riceve una spinta nettissima da parte di Malcore, e c'è la punizione fischiata da Di Bello, per... c'è la punizione fischiata da Di Bello per Lorenzo Tonelli, inizia la seconda stagione al Napoli, è arrivato dall'Empoli, era un uomo di Sarri, aveva segnato 5 gol nella stagione di Serie A dell'Empoli con Sarri nel 14-15. Attenzione al break però di Fedele, palla dall'altra parte per Saric, il cross, deviazione e calcio d'angolo, Napoli distratto in questo secondo tempo, non è la prima volta che regala una ripartenza insidiosa al e Kirikes che chiude in calcio d'angolo. Inizia il 71esimo minuto, sempre 1-1, Caion al settimo, Malcore al 52esimo e ora il calcio d'angolo per il Carpi. A differenza del Carpi, il Napoli di Sarri marca sempre a zona sui calci piazzati. Parte il cross che aveva sollevato qualche polemica nella scorsa stagione per i gol di testa sul calcio piazzato di Sergio Ramos. Attenzione a Danzig che verticalizza alla ricerca di Milik, in mezzo c'è Giaccherini, Milik, gioco di gambe, il tiro ribattuto, ancora Milik, palla fuori, prova Diawara, il siluro termina fuori. Amadou Diawara, acquistato la scorsa stagione dal Bologna dopo un caso di mercato abbastanza clamoroso che insomma fece scalpore il fatto che un giocatore di 19 anni che doveva molto al Bologna si fosse rifiutato.
si fosse rifiutato di andare in ritiro. Vero? Sali. Ancora! Qui c'è fallo netto di Strinic su Mezzoni. La punizione fischiata da Di Bello. Lini. Quindi non c'è fallo da parte di Rogue secondo l'arbitro, allora di Avarà per Amsic, la palla era un po' lunga. Sabbione, Fedele tocca sulla sinistra per Sperotto che lascia Romano. Fedele, in orizzontale Fedele per Capela che non corre rischi sull'attacco di Milik, da dietro a Colombi. Solini, comunque nessuna insidia per Colombi sulla palla ribattuta da Unas. Lancio lungo di Colombi sul pallone, ci sono Strinic e Chiriches. Chiriches contrastato da Mezzoni, si libera del pallone cercando Strinic, non lo trova e allora rimessa per il Carpi con Saric dietro per Sabbione, quindi Fedele. Solini, Iavo, Romano lungo per Sperotto che finisce a terra dall'altra parte, non c'è fallo di Avarà. Isai rientra su di lui, Romano, e commette anche fallo sul nazionale albanese. Fallo sul nazionale albanese. Chiriches, Strinic, Ansic cerca Giaccherini, non si intendono i due. Azione che sfuma ancora, Fedele, Sabbione, sbaglia il suggerimento per Mezzoni, rimessa regalata al Napoli, battuta da Strinic che scambia con Diawara, serve Chiriches in mezzo per Rog, poi di prima Milik, va via molto bene sulla sinistra Strinic, questo 17enne che va via alla grande anche a Diawara. Iavo è rientrato su di lui, Milik a ridare, anzi Rog per ridare il possesso al Napoli che riparte da Amsic. Unas si sovrappone Isai a destra, ignorato, Unas va dall'altra parte a cercare Giaccherini che ha un controllo difficilissimo, anche abbastanza buono, ma ha recuperato Sabbione. Iavo gli toglie il pallone Amsic, ma c'è Mezzoni, poi gioca una palla un po' sporca per Fedele. Capela, Colombi, recuperato soltanto per un istante Chiriches, può ripartire il Carpi con Solini, quindi Saric in verticale, posizione di fuorigioco qui da parte di Romano, che poi a gioco fermo rifila involontariamente un colpo a Tonelli. Nelle file del Carpi escono con il numero 9 Antonio Romano e il numero 14 Niccolò Sperotto, entrano con il numero 2 Daniele Sarzi Puttini e il numero 26 Gianmarco Cavalieri. Due cambi, avete sentito, entrano Cavalieri e Sarzi nel Carpi, escono Romano e Sperotto che hanno giocato quindi una mezz'ora in questo secondo tempo. Gianmarco Cavalieri, numero 32, è un centrocampista centrale, mentre il numero 2 Sarzi è un esterno sinistro, quindi Sarzi al posto di Sperotto.
e Cavalieri invece al posto di Romano. Napoli con Tonelli, Hisai, Tonelli dietro per Sepe, sull'esterno per Strinic, Hamsik, Strinic, Diawara, Hamsik, se ne va via in mezzo a due, Hamsik molto bene, poi Milik, Milik agganciato e atterrato da Solini, cartellino giallo per Di Bello, secondo ammonito nel Carpi. Anastasio che poi è uscito nell'intervallo. 4. Vuole sempre 4 uomini in barriera Colombi, siamo piuttosto distanti in questo caso. Note Capè, Matte, 4. Hamsik sul pallone. Matte sei primo, eh! In zona c'è anche Milik. Chiama, vai via! Poi a disturbare la barriera, vedete Giaccherini e Unas. Quindi ne vuole 4 Colombi, ma i giocatori del Napoli si aggiungono in due. Eccoli Hamsik e Milik pronti sul pallone. Parte Milik col sinistro, non scende abbastanza. Pallone alto, 78esimo, si resta sull'1-1. Napoli che ha buttato al vento un po' di occasioni per arrotondare nel primo tempo. Nel secondo ancora non si può dire che abbia avuto grandissime occasioni. Solini, pallone sull'esterno per il nuovo entrato Sarzi che non aggancia. Allora rimessa a Napoli, Isai scambia con Diawara, deviazione di Iawo e altra rimessa per il Napoli. Kirikes, Strinic, Giaccherini, guardare per il taglio di Hamsik, esce Capela e mette fuori, non può mantenere il pallone in campo Sabbione. Strinic, Diawara, Strinic, Mezzoni non lo tiene neanche Sabbione, che però recupera costringendo Strinic ad accontentarsi del calcio d'angolo. Posto Dario, marcature sempre Giaccherini e Strinic a battere dalla destra di Colombi. Occhio al blocco, okay, state, state, occhio, Vai, vai. Marcature, blocchi in mezzo all'area, a parte Giaccherini, pallone pericolosissimo in mezzo all'area, allontanato, lo ritrova Giaccherini, Mezzoni su di lui, gli impedisce il cross ed esce anche palla al piede. Qui ha giocato un'ottima partita Mezzoni, al di là dell'errore appena commesso su questo rilancio, ripetiamo, giocatore di 17 anni. Strinic, rimessa per Giaccherini, il cross credo deviato, dall'altra parte c'è Sarzi, no, nessuna deviazione, era stata un'impressione sbagliata, semplice rimessa dal fondo per Simone Colombi, 26enne di scuola Atalanta, arrivato al Carpi nel 2013, dal gennaio del 2016. Colombi ha giocato in Serie A con le maglie di Cagliari 3 gare, Palermo una gara e Carpi una gara nella stagione 15-16. Giaccherini per Strinic, un po' impreciso in questo caso Giaccherini, la palla rimane comunque buona per il Napoli. Hamsik, sì, che recupera palla, la tocca all'indietro per Solini che allontana, non benissimo però. Allora avanti il Napoli con Unas dentro l'area, attaccato da 2-3 uomini, scarica fuori per Rog che sbaglia tutto nell'appoggio sull'esterno per Isai. Non un buon Napoli decisamente in questo secondo tempo. Qui attenzione perché sbaglia il Carpi e prova
Milik, un bolide con il sinistro all'82esimo, riporta in vantaggio il Napoli. Errore però in uscita, piuttosto grave da parte, riporta in vantaggio il Napoli. Errore però in uscita, piuttosto grave da parte della difesa del Carpi. Il siluro di Milik che sorprende Colombi e Napoli che torna in vantaggio 2-1. Altro gol per Milik che a questo punto è andato in rete in ognuna delle amichevoli giocate dal Napoli contro il Trento. Scusate, 2 contro il Trento. Sicuramente Milik ripartirà motivatissimo in questa stagione per recuperare il tempo perduto nella scorsa, in cui è rimasto fuori da ottobre a febbraio inoltrato per il crociato, ma poi insomma sostanzialmente ha giocato molto poco dopo quell'infortunio, molto poco dopo quell'infortunio a causa dell'esplosione di Mertens come centravanti. Aveva iniziato nella scorsa stagione Milik con 6 gol in 5 gare tra campionato e Champions League. Palla in mezzo, Rogga ha rimediato servendo Sepe di testa. Tonelli per Sepe. Tonelli ancora. Rogga verticale per un asso, si libera alla grande l'algerino e poi si arrabbia anche per un fallo subito, prontamente fischiato da Di Bello. Mi sembra uno che morde la porta, ha detto nei giorni scorsi De Laurentiis dopo averlo visto all'opera contro il Trento. Ingenuità del Napoli, attenzione perché qui può provare ancora Malcore e viene chiuso in calcio d'angolo. Una situazione simile a uno del Carpi, ingenuità in quel caso di Tonelli, non è stato lui il responsabile in questa occasione. Comunque un'azione di fatto regalata al Carpi. Parte il cross, era difficile schiacciare questa palla, dunque rimessa dal fondo per il Napoli, 85esimo che inizia ora, il Napoli è in vantaggio in questa sua terza amichevole, sempre su Premium, ricordiamo che sarà su Premium anche la gara del 22 di luglio tra Napoli e Chievo, come quella del 6 agosto tra Bournemouth e Napoli e quella del 10 agosto tra Napoli ed Espanyol. Fallo di Malcore su Kirikes, punizione già battuta, viene avanti Tonelli. Isai, lancio lungo, un as, l'aggancio era francamente difficile. Fedele, allarga per Sarzi, anticipato di testa, poi Solini. Palla che non scende più, la mette giù adesso Diawara. Isai, un as, Rog. Fitto scambio in spazi strettissimi da parte dei giocatori del Napoli. Hamsik, palla profonda dentro, fin troppo, irraggiungibile per Milik. 5 al termine. Colombi con le mani per Sabbione. Un rimpallo, poi deve intervenire Capela a mettere fuori. Diawara, Strinic, Hamsik. Kirikes, Diawara, Hamsik. In mezzo per Rog, fa salire Hisai, pone il pallone per un as sulla destra, su di lui c'è Solini, lo brucia un as, mette in mezzo e il gol facile facile di Arek Milik a porta vuota, 3-1 per il Napoli che a questo punto si porterà a casa anche questa amichevole doppietta. Favorito il gol di Milik anche dalla deviazione di Sabbione.
che ha fatto quello che era giusto fare, ma di fatto poi ha favorito Milik. La palla gli è arrivata giusta sul destro, e quindi altra doppietta per la prima amichevole e la doppietta di quella contro il Trento. E ora va in parità il conto dei gol nella sfida per il ruolo di centravanti tra Mertens e Milik, 7-7. Mertens si era scatenato nella prima gara con 6 reti, poi una rete nella seconda, oggi fermo. Milik ha invece sempre segnato, 3+2+2, e qui non è ancora finita. Unas, e poi intervento falloso su Rog da parte di Solini, punizione per il Napoli. Vede! Quattro, Lavi! Ho colpito la palla, dice Solini. Di Bello era vicinissimo. C'è il VAR in questa gara, ma non è mai dovuto intervenire. Sul pallone Milik, pronto a battere col sinistro. Barriera di 4 uomini per Colombi, i soliti 2 del Napoli a disturbare. Anzi, sono 3 adesso. Parte Milik, non scende abbastanza neanche stavolta. Termine, rilancio lungo di Colombi, prolungato di testa, recupera Tonelli, poi Isai, poi Diawara, poi ancora Tonelli. Spazi stretti, ma il Napoli sa uscirne molto bene. C'è anche un fallo commesso su Isai. Quadratura per Marco Rog, centrocampista croato, che domani compirà 22 anni. Ieri ha festeggiato invece Diawara 20 anni, così come Strinic ieri ha festeggiato i 30. Ritiro pieno di compleanni questo per il Napoli. Strinic, Kirikesh, ancora Strinic, che sembra destinato a non rimanere a Napoli. Si parla per lui di un passaggio a Galatasaray. Giaccherini in verticale per Unas, e sono 4-1 per il Napoli. Si ripete Unas, già in gol nell'amichevole contro il Trento, 2 gol in 2 gare. E anche lo speaker con le feste del pubblico certifica il gol del 4-1 di Unas. Giocatore del vivaio del Bordeaux, con cui ha giocato solamente 2 stagioni in prima squadra, ha solamente 20 anni. Un gran finale con doppietta di Milik e gol finale di Unas, e alla fine termina 4-1. Ricapitoliamo i marcatori mentre rivediamo anche le azioni che hanno determinato i gol, che hanno determinato questo 4-1. Tutto è iniziato con Callejon in rete al 7°, il gol più bello di questa gara, su assist di Dries Mertens. Eccolo, Sacchi alle sue spalle, sbuccherà Callejon, tocco sotto morbidissimo, e 1-0 per il Napoli, da vedere e rivedere ancora una volta. Guardate con che facilità, con che lucidità Callejon mette alle spalle di Colombi questo morbido pallonetto, molto bello, anche se nato da un erroraccio di Tonelli. Il gol di Malcore al 52esimo per l'1-1, bella l'esecuzione del giocatore numero 23 del Carpi. Qui
un errore del Carpi, perde palla in zona difensiva, Milik ne approfitta per scaricare all'82esimo alle spalle di Colombi e poi ancora Milik all'86esimo sfrutta il cross di Unas deviato da Sabbione e infine al 90esimo Unas sull'uscita di Colombi è perfetta sull'uscita di Colombi è perfetto, implacabile 4-1 per il Napoli, 3 vittorie su 3 in amichevole, le prime due erano super scontate, questa contro una squadra di Serie B vale qualcosa di più, dunque Napoli batte Carpi 4-1, è tutto da Trento, un saluto da Simone Malagutti.